Vai, vai. Ok, allora, questo è il secondo seminario su questo argomento. Farò un'introduzione un po' riassumendo quello che abbiamo detto la volta precedente. Perché ci sono state delle evoluzioni. Chi è che non era presente l'altra volta? Sonalia? Quindi cercherò di spero di non annoiarvi troppo con le ripetizioni. Io ho messo una slide sugli ammassi globulari perché un video sugli ammassi globulari per chi non sa di che cosa stiamo parlando, pensando che rimassero anche gli studenti hanno altro da fare. Allora, soprattutto ci vengono a sottolineare che gli ammassi globulari di cui parliamo non sono questi qua. Non è questo, un oggetto risolto di cui conosciamo le singole stelle, ma sono massi globulari non risolti, oggetti di cui analizziamo la luce integrata, questi pallottietti qui, questa è la galassia Sombrero, e una massa globulare, scusatemi se è un po' meglio, però let me set the stage, una massa globulare è una popolazione di circa 200-300.000, 1 milione di masse solari, a seconda della massa, e si tratta di stelle che sono tutte localizzate in una regione di spazio relativamente concentrata. Per la galassia noi riconosciamo le singole stelle, per gli ammassi invece che si trovano al di fuori della galassia, e in particolare per quelli al di fuori del gruppo locale, non riusciamo a risolvere le singole stelle, ma ne analizziamo invece la luce integrata. E quegli oggetti di cui io parlerò sono oggetti in cui sostanzialmente analizziamo questa proprietà fondamentale. Allora, sono più importanti, vabbè, vado veloce su questa parte qui, sono oggetti che sono con ottima approssimazione, la migliore approssimazione di una popolazione stellare semplice. Ci sono ovviamente, sapete bene che in anni recenti si è scoperto che queste popolazioni non sono così semplici, e una popolazione stellare semplice per chi è sostanzialmente fuori dalla scienza degli ammassi globulari, una popolazione stellare che ha una popolazione di stelle sostanzialmente di età e composizione chimica comune. Siccome dagli ammassi della nostra Via Lattea, ammassi globulari, sappiamo che si tratta tipicamente di popolazioni abbastanza vecchie, una caratteristica che rende particolarmente interessanti per l'astronomia gli ammassi globulari extragalattici. Adriano è un problema? No, anche se qui ci sono dici. No. Ok, meglio. A questo punto una peculiarità molto interessante di questi oggetti che le rende un tool fondamentale per l'astronomia da Terra e dallo spazio è il fatto che sono facili da riconoscere anche a distanze molto elevate. Tipicamente sì, la situazione è questa, si ha una galassia, le galassie ricche sono le più facili da analizzare per questo tipo di studi, uno sottrae il profilo medio della galassia e quello che viene fuori è che gli ammassi globulari vengono fuori come dei fari su questo profilo smooth. E quindi sono, come dire, analizzabili fino a distanze relativamente elevate. Oltre al fatto di avere questa semplicità della loro popolazione e essere osservativamente raggiungibili a distanze molto elevate, hanno molte interessanti, molte proprietà che sono scientificamente utili per vari tipi di scienza, la funzione di luminosità, le proprietà radiali, le proprietà di metallicità, anche tutte quantità peculiari di questi ammassi globulari che sono fondamentali per ottenere informazioni sull'ambiente ospite, sull'evoluzione della galassia. Basta riflettere sul fatto che sono strutture così vecchie, se non di più, di 10 miliardi di anni, per capire che sono sostanzialmente dei fossili dell'ambiente che uno sta osservando, per cui sono chiaramente molto importanti per questi e tanti altri motivi. Ma io vi
parlerò fondamentalmente di questo, di una peculiarità, di una feature molto semplice, molto osservativamente easy to detect, una cosa che osservativamente non richiede un grosso impegno, ovviamente per oggetti relativamente vicini, ed è questa. Analizzando la distribuzione di colore di quegli ammassi che vi ho fatto vedere, in quasi tutte le galassie si osserva che la distribuzione di colore ha due picchi, un blu, un picco blu e un picco rosso. Questa adesso è NGC-5866, ma in realtà questa non è una peculiarità di questa galassia, è una caratteristica abbastanza comune. Adesso faccio una carrellata di proprietà di questa bimodalità. Questi sono i risultati della ACS Virgo Cluster Survey, 100 galassie osservate in una CS. Vedete come qui ci sono 20 galassie, ma ce ne sono altre 40, forse 60, che mostrano ugualmente questa distribuzione in colore che per molti oggetti, per la stragrande maggioranza, è chiaramente bimodale. Qui c'è un diagramma che mostra il risultato definitivo della SARDE, in cui ci sono le galassie binate in bin di magnitudine, non si vede, però sono una magnitudine ogni bin, però varia a seconda del bin, e vedete che scalato arbitrariamente la densità di ammassi globulari, queste smoothed in qualche modo, cosa fa? Per gli oggetti più faint, che sono questi viola, ha un picco blu. Poi pian piano, andando verso oggetti brillanti, comincia a comparire questo picco rosso, fino a essere negli oggetti in assoluto più brillanti, nel 60 e nel 87, comincia a essere, è dominante il picco rosso. È interessante anche guardare questo modo. Questa è una distribuzione di densità per tutte le singole galassie, non c'è più una media. E vedete due cose. La prima è che c'è un picco blu. Più chiaro significa higher density, nero significa che non ci sono al massimo a quel colore. Quindi vedete che gli ammassi che stanno a GMZ circa 0,8085, indipendentemente dalla magnitudine della galassia, questa componente è più o meno sempre presente e più o meno sempre alla stessa posizione. Quando poi invece si va verso oggetti sempre più luminosi, qui vedete che c'è una magnitudine, andando verso magnitudine maggiore compare appunto questa componente rossa. Una peculiarità di questa feature è che tutte le galassie hanno sostanzialmente un picco blu, una componente blu, e le galassie più grande è una galassia, ovvero più luminosa, ovvero più massiccia, e più si popola la componente rossa. Ok, dove è osservata questa feature? Si osserva, vi ho fatto vedere appena adesso i risultati della Virgo Cluster Survey, quindi si osserva in galassie di ammasso, ma si osserva anche oggetti in gruppo, isolati, si osservano oggetti estremamente brillanti e in tutti gli oggetti brillanti osservati c'è color variability, ma è anche non rara in oggetti molto più deboli, qui vedete due galassie della stessa sarde, una a magnitudine meno 21, in realtà è indifferente, meno 87, meno 49, e un'altra invece a e 5 magnitudini più faint. È comune nelle ellittiche, come vi ho fatto vedere, ma è osservata anche nelle spirali. Allora, la questione è semplice: una proprietà così ubiquitous, così universale, osservata in ambienti così diversi, in oggetti così diversi, è chiaramente a subito interessato gli addetti, diciamo, alla. Quindi sono interessati allo studio delle proprietà di ammassi globulari extragalattici. E si sono trovate delle spiegazioni, si è cercato fin dagli anni 90 di spiegare il motivo per cui questo comportamento sia presente. E, ripeto, il comportamento è osservare in maniera praticamente universale la presenza di due picchi in colore. Ci sono un certo numero di modelli che sono stati proposti, ma tutti rientrano in una di queste tre categorie. Sostanzialmente il primo, quello di Ashman e Zerk, che è
popolazione blu è quella primordiale, più povera di metalli. La popolazione rossa si forma successivamente da merging dissipativo di oggetti ricchi di polvere, per cui immaginate il merging di due galassie spirali, che attiva un'intensa star formation rate e di conseguenza si formano queste nuove strutture. Questo comporta due cose: il primo è che le strutture che si formano successivamente si formano intrinsecamente in un ambiente che è più ricco di metano e di conseguenza sono rossi. E la seconda cosa è che siccome si formano dopo c'è un age gap fra la popolazione rossa e la popolazione blu. Poi ci sono i modelli in sito che non hanno molto appeal, però li devo citare perché dal punto di vista modelli sarà ancora che non ve l'ho detto che questo è il seminario che fanno in Corea. Per cui se lo date di dove qualsiasi cosa di quindi non quello che è pure che non fa il commento che è no, quello non lo fa. Questi sono fondamentali. E vabbè, sono in italiano, non fanno. In questo modo in realtà funziona in questo modo: gli ammassi globulari non sempre si formano prima. Dopodiché all'interno della stessa galassia la popolazione stellare primordiale inquina l'ambiente interstellare con polveri più ricchi di metalli e da qualche meccanismo che attiva, meccanismo di merging fondamentalmente, che attiva eventi massicci di star formation rate, si formano entro la galassia stessa e quindi dal materiale della stessa galassia, perciò in situ. Si forma questa seconda popolazione di ammassi rossi. Anche qui chiaramente c'è un age gap fra la rossa e la blu. Questo che lo scenario personalmente posso dire lo preferisco, è lo scenario è gerarchico in cui gli ammassi blu si formano nelle galassie dwarf, perché questo è un fatto osservativo, le dwarf gli ammassi globulari, quei pochi che ci sono finitamente blu, che è chiaro perché la potenza di potenziale di queste galassie non è abbastanza profonda da garantire un livello elevato di self-enrichment della popolazione stellare. Al contrario, nelle galassie massicce, sappiamo invece che gli ammassi sono rossi, perché la nuvola di potenziale è troppo forte. Per cui in questo modello di merging gerarchico, praticamente le galassie massicce cannibalizzano le galassie dwarf e quindi la popolazione di ammassi rossi proviene, blu, proviene da questo merging delle dwarf. Per cui in questo scenario non esiste un age gap. In realtà, questo è solo per dirvi una cosa, a prescindere adesso dei gusti sul tipo di scenario che uno può sembrare più realistico, tutti quanti fanno delle previsioni che sono più o meno corrette con quello che si osserva, ma tutti quanti hanno qualche tipo di difetto nelle previsioni. Il punto chiaro per una mano. Quella feature così semplice, appunto questa core binodale per la propria universalità, ha delle influenze drammatiche sui scenari evolutivi delle galassie. Per cui qualsiasi scenario evolutivo uno pensa per una galassia isolata, sia essa in ammasso, sia essa in un gruppo, deve essere in grado di spiegare questa feature. E un'altra questione fondamentale da seconda è che tutto si fonda su un'assunzione abbastanza semplicistica, e cioè che quello che noi osserviamo è una bimodalità incolore, ma tutti questi modelli di cui vi ho parlato sono modelli in cui la bimodalità è diventata una bimodalità in metallicità. Quindi l'assunzione è che la color bimodality in realtà corrisponde a una bimodalità in metallicità. Altrimenti detto, in questi modelli esistono due sottopopolazioni. Cercano di spiegare due sottopopolazioni di ammassi globulari, una rossa e una blu, una metal pure e una metal rich, che si sono formate o in due eventi diversi o secondo due meccanismi tra loro indipendenti. Perché ci interessa questa cosa? Perché esiste un mismatch fondamentale fra le stelle di Alone, fra la proprietà delle stelle di Alone e le stelle di ammassi globulari. Come qui in questa slide, la linea dotted sono gli ammassi globulari, la diffusione e distribuzione di metallicità degli ammassi globulari
invece c'è la distribuzione in metallicità delle stelle ottenuta da spettroscopia. Sono queste, sono stelle di Alone. La questione è che non ci si vede un problema fondamentale di questa prima teoria delle masse globulari, il mismatch fra le funzioni di distribuzione in metallicità di stelle di campo, di Alone in particolare, che sappiamo essere una componente vecchia delle galassie, e stelle di ammasso globulare, che è altrettanto vecchia, ma ha una funzione appunto di distribuzione marcatamente diversa. E ripeto, tutto comunque parte dallo stesso ingrediente, dall'equivalenza proprio in modalità in colore e in metallicità. Questa assunzione è naive, come vedremo, ma ha un suo fondamento che è ovvio, la Milky Way. Noi sappiamo che gli ammassi globulari della Via Lattea hanno una distribuzione a due picchi in metallicità. Sappiamo che gli ammassi di Alone sono metal pur, gli ammassi di Disco, di Baggio sono metal ricci. Quando si fanno di funzioni di distribuzione spettroscopiche, queste sono metallicità spettroscopiche, adesso qualsiasi sia la scala delle metallicità che non utilizza, quello che viene fuori è questo, cioè che la Milky Way ha una distribuzione di ammassi globulari di modale. Quindi, diciamo, a quel punto il tragitto è semplice, il percorso di, la conclusione è venuta, ovviamente, diciamo, segue ovviamente questo input, cioè la Milky Way ha una bimodalità in metallicità. Sappiamo che l'età degli ammassi globulari della galassia è troppo stretta per poter giustificare una bimodalità in età, e quindi le bimodalità in colore sostanzialmente anche nelle galassie esterne fondamentalmente figlie della bimodalità in metallicità. Questo è strettamente vero per la Milky Way. Tuttavia, come dicevo prima, se questo concetto di equivalenza, se questa equivalenza viene generalizzata, quello che comporta è che uno deve a quel punto avere dei modelli di evoluzione e di formazione delle galassie e dei sistemi dei massi globulari che sia consistente con questo osservatorio. Cosa sappiamo noi delle relazioni colore-metallicità? Allora, nell'approccio naive che vi dicevo, che le relazioni di colore-metallicità sono lineari, uno parte da un colore di quello che osserva, ricava la metallicità. Ovviamente la funzione di distribuzione è la stessa, proprio perché le relazioni che passano dallo spazio all'altro sono delle relazioni lineari. In realtà la natura quello che fa è questo, cioè la natura crea oggetti in una distribuzione di metallicità e noi osserviamo i colori. In un caso un po' naivo, ma non è poi così naivo come vedremo, se la funzione di trasformazione colore metallicità fosse piatta, quello che noi avremmo è trasformare una qualsiasi funzione di metallicità in una delta. Caso meno naivo e più generico è questo: se uno ha una distribuzione anche bimodale in metallicità, ma le relazioni con la metallicità non sono lineari, ovviamente non c'è relazione 1-1 fra il colore e la metallicità. Cosa sappiamo normalmente delle relazioni colore metallicità? Lo sappiamo dai colori questo. Questi sono i modelli di Gabriella del 2005, il codice Spot. In grigio ci sono gli ammassi globulari della Via Lattea, in nero ci sono le relazioni in colore, nei colori che vedete, metallicità, per una selezione di colori. Vedete cosa? Vedete che in realtà, cosa che uno stellare medio si sarebbe aspettato fin dalla prima slide, ovviamente queste relazioni non sono lineari, ci sta poco da fare, e non c'è motivo per aspettarsi che queste siano lineari. Vi garantisco che nell'ambiente degli extragalattici, specialmente quelli che fanno la massa globulare, questa non è straightforward. Quindi non sono lineari dei nostri modelli, non sono lineari, questo è un altro caso, il modello della Marastone, non sono lineari, e qui porto il caso dei modelli dei coreani, che utilizzano le tracce ultime, credo che siano quelle di ieri. La cosa interessante è che loro furono i primi a
quali questi sono i modelli di usuale Sherlock, che pure non hanno, cioè mostrano un qualche livello di non linearità, ma non matchano bene questa gomma qui nella distribuzione di metallicità. Questi sono ammassi globulari della Via Lattea e qualche ammasso globulare della massa della Vergine. L'oro con un modeling del grano orizzontale che è molto simile a quello che facciamo nei modelli spot, riuscirono appunto a mostrare che con questa maggiore accuratezza nella simulazione di massa globale riuscivano a matchare meglio le relazioni con le metallicità osservate, quindi la non linearità viene fuori da questo set di modelli. Dal punto di vista puramente empirico e osservativo, già 10-12 anni fa erano evidenti, c'erano delle evidenze che per alcuni ammassi globulari, che questo è il sistema fotometrico Washington, che sostanzialmente è un Enea più o meno, c'erano evidenze che le relazioni non fossero non lineari. Successivamente ci sono stati appunto questi studi della pubblicato nel 2006 dal gruppo di ACS, Virgo Cluster Survey, e è lo stesso dataset, solo che Peng e Tong utilizzano una broken line per fittare le relazioni, Blaze Gate Out per rispondere a queste invece un polinomio, e ecco qua. Molto, invece più recentemente, questi sono i risultati della Survey Slants, di un gruppo di australiani che hanno analizzato il calcio in triplet e hanno derivato metallicità dal triplet del calcio per 900 ammassi globulari in 11 spirali, in 11 ellittiche, e quello che si vede ovviamente è che queste relazioni non sono decisamente lineari, sono decisamente non lineari. Questo è il sample di 900 ammassi, in realtà ce ne sono solo 500. Ho applicato questi carte sulla magnitudine e sull'incertezza sul calcio triplet. Qui c'è un altro caso, un'altra classe dello stesso gruppo pubblicata recentemente, ovviamente vedete chiaramente che non c'è linearità. Questa relazione in questi colori non è lineare. Perché è importante? Perché vi ho portato queste prove, diciamo, di letteratura che le relazioni con le metallicità possono essere non lineari per questo motivo, e partiamo dai coreani. Loro quello che fecero nel 2006 questo, prendere una distribuzione di funzioni di distribuzione di metallicità unimodale, in particolare allora usare una gaussiana, e trasformando questa distribuzione di metallicità in una distribuzione di colore utilizzando però relazioni non lineari. Questo è quello che ottenevo. Cioè, tu parti da qui, ovviamente se assumi una relazione lineare, questa funzione resta la stessa, è una gaussiana, resta gaussiana. Assumendo invece questa relazione qui, quella in grigio, questa relazione di funzione si trasforma in questo. Il motivo per cui accade questo è che qui c'è sta questa specie di guido, questa sella, e quando la derivata della funzione cambia, intervalli uguali di metallicità vengono trasformati in intervalli disuguali in colore, e questo significa che c'è un accumulo da un lato dell'altro della distribuzione, e questo cosa lo fa? Guarda direttamente che questa funzione sfruttata gaussiana può generare una distribuzione in colore bimodale, lo stesso risultato che ho ottenuto utilizzando sia lo stesso set di modelli, scusate, lo stesso set di dati osservativi, assumendo però questa funzione polinomiale per le relazioni GZ verso ferro su H, ma la stessa cosa l'abbiamo fatta anche con i modelli spot, utilizzando sostanzialmente il concetto lo stesso, utilizzando un approccio abbastanza diverso, abbiamo ritrovato lo stesso risultato, cioè che puoi ottenere una bimodalità in colore pur partendo da una bimodalità in metallicità. Questo fu Richler che fece un lavoro abbastanza simile partendo da una distribuzione che però non è unimodale, una distribuzione che metallicità è una forma random ma comunque non bimodale, utilizzando delle relazioni
colore metallicità che ha fatto un paio di slide prima in questo sistema fotometrico Washington, non lineare, partendo da qui ricarichi questo, chiaramente ottieni una distribuzione di colore ovviamente bimodale partendo da una distribuzione metallica non bimodale, ovviamente se il punto è questo, se uno adesso questo è quello che tu osservi e utilizzi per deproiettare questa distribuzione in colore in una distribuzione in metallicità utilizzando delle relazioni lineari, ovviamente questo bimodale quello che ottieni è chiaro più colore, anche la bimodalità riottiene la bimodalità in metallicità proprio perché hai assunto l'equivalenza, diciamo, delle relazioni lineari. Come dicevo, in questo effetto di proiezione di una funzione di una certa forma in un'altra, in particolare una funzione unimodale, una funzione bimodale, ha un ruolo fondamentale questo, la presenza di questa band che si vede abbastanza bene qui. Questi sono gli stessi dati di Usher di 1978 e questa è la relazione di Blake Smith 2010 che fitta perfettamente su questa, non abbiamo fatto nessuna uscita, esattamente la stessa relazione ottenuta dalla Milky con il 87 e il 49, vedete quanto bene matcha questi dati. Il ruolo fondamentale in questo effetto, diciamo, di trasposizione di una funzione in una funzione doppia è svolto da questa specie di quasi inflection point che non è appunto questo punto che è caratteristico di un caso specifico, quello appunto della Milky Way, ma è proprio perché questa è una galassia completamente diversa da quella con la quale sono state ricavate queste relazioni, è una caratteristica, diciamo, della relazione stessa e non dell'environment. E questo band però non è stato osservato solamente in questi colori, vedete che qui ci sta un colore, è sparito il colore qui. Qui c'è Gmk. Vedete come c'è un passaggio quando si va da bassa dagli oggetti blu a oggetti rosso, c'è una variazione della derivata della funzione. Questi sono gli stessi che ci hanno fatto vedere, questo è un lavoro che abbiamo recentemente pubblicato, in cui appunto si vede come in particolare passando dal regime metal puro al regime metal rich c'è una specie di discontinuità, perciò dicevo, tenendo presente quella discontinuità che in realtà non è naive, non è poi così naive la possibilità di una relazione sostanzialmente piatta. Quindi dicevo, questo event è l'attore, diciamo, principale di questo gioco, quello che causa appunto questa trasformazione di un oggetto. Mi avvicino alla fine. Se uno parte da una distribuzione, uno si potrebbe chiedere, partendo da una distribuzione di metallicità bimodale, quindi l'input questa volta è bimodale, quello che ottieni con queste relazioni con le metallicità, sono quelle appunto di nuovo quelle sport, ma vale per qualsiasi distribuzione, sostanzialmente quello che ottieni è che la funzione di distribuzione negli altri colori è salvata, nel senso che se è bimodale in metallicità resta bimodale in tutti i colori. Un po' problematico sono i colori puramente infrarossi, perché a causa del short del range dinamico relativamente stretto per questo tipo di colori. Cosa succede però? Tenete presente queste tre relazioni, queste due qui, che sono quelle storicamente più utilizzate per analizzare la presenza di bimodalità, che accoppiano un colore blu al lino, in aggiungerci questo c'è anche il GMZ, ma qui non è portato, e il bimo in K. Allora, qui vedete che partendo da una distribuzione in metallicità unimodale, quello che in questi due diagrammi, in cui c'è è chiaramente presente questa variazione della derivata,
questi due istogrammi vengono la funzione di distribuzione di colore passa da unimodale a chiaramente bimodale, pur partendo da una funzione di metallicità chiaramente gaussiana in questo caso. Al contrario, invece, un colore come questo non mostra chiari segni di bimodalità. E in questo lavoro, sostanzialmente, poi concludemmo, questa è una previsione sostanziale, che era che se uno vuole osservare, se uno vuole rivelare vere distribuzioni di metallicità, quello che deve fare è o farsi la spettroscopia oppure a fare un'analisi multiparte e analizzare la coerenza del risultato che ottiene. Perché? Sempre per quello che dicevo prima, che se c'è un sistema veramente bimodale di metallicità, quello che ottieni è che questa modalità te la ritrovi sostanzialmente in tutti i colori. C'è coerenza. E non solo ci deve essere coerenza nella presenza, ma qui vedete che questa simulazione, questo è il massimo, quello in tratteggiato sono i massi della Via Lattea. L'idea è il picco metal pur è più ricco del picco metal rich. E vedete che questa forma è sostanzialmente preservata quando uno proietta. La cosa che proietta in colore. La cosa che appunto noi abbiamo concluso con questi qui, per rivelare vere distribuzioni di metallicità è importante andare nel vicino infrarosso e utilizzare colori ottici infrarosso, e che se campioni con questo tipo di informazioni sono campioni statisticamente significativi, sono in grado di risolvere definitivamente questo issue. Ripeto di nuovo, la consistenza è fondamentale. Questo è appunto il risultato recentemente pubblicato da questi team Slams. Vedete cosa? Che il picco blu, che è verde, non lo so, che è questo, è questa popolazione dei massi, corrisponde a questo picco, ma in questa distribuzione in colore il picco blu è il più popolato, è più alto, è più narrow, mentre quando uno trasforma in metallicità quello che trova è che il picco metal pur è quello meno popolato e più blu. Per cui non c'è una buona consistenza tra la metallicità derivata dal colore e la metallicità osservata dal touch trigger. Cioè quello che dicevamo appunto, che se c'è una reale, se questo effetto è un effetto reale, deve esserci una coerenza fra i vari filtri, i vari livelli utilizzati. Questo è un altro esempio, questa galassia forse è questa, ecco, questa qui è l'unica che in GMZ, in GMK mostra chiaramente bimodalità, in ZMK è in grado chiaramente bimodalità in entrambi i diagrammi, ma tutte le altre difficile forse di riconoscere. Il punto fondamentale, come dicevo, è che queste distribuzioni osservate nel colore o nell'altro non hanno una buona, un buon livello di coerenza, e questo è il risultato forse che dimostra chiaramente che c'è qualche problema in questo scenario della bimodalità di metallicità. Questa è 1399 analizzata con dati ACS. Il Gimini da poco fa ha una distribuzione a due picchi, molto non c'è bisogno di un'analisi statistica raffinata per riconoscere. Quando si prendono gli stessi ammassi e si analizzano nella mia internet, questo è quello che succede. L'imenata di questo, degli stessi ammassi globulari non è più globulare. Ha è una distribuzione globale, forse asimmetrica, ma certamente non ha più. E questo chiaramente è un problema che va nella direzione che dicevamo in questo lavoro del 2007, cioè che uno perché vi sia reale consistenza di questo scenario a doppia popolazione di ammassi, vi deve essere una consistenza ampia. Recentemente questo team Slugs hanno scoperto, hanno trovato una galassia 3115 in cui c'è poco da fare. In questa galassia anche la metallicità è chiaramente bimodale. Il colore è ovviamente tale, vedete, questo è un Gimini, e questo è la metallicità arrivata dal tripletto del calcio. Loro ci hanno fatto una lettera su questo argomento dicendo che questa galassia è l'esempio
lineare fra uno spazio e l'altro, loro in realtà dicono non è lineare, è una broken line, però tanto cambia poco la pendenza, per cui l'effetto non conta. Allora, di questa stessa galassia, noi siamo andati ad analizzare i dati che loro avevano CMI, e esistono, sull'archivio, abbiamo trovato l'archivio ESO di Hawkeye, delle immagini molto deep, più deep per un sistema massimo globulare, della stessa galassia. Quello che abbiamo trovato è questo. Vedete che questa galassia mostra chiaramente bimodalità in Gemini ed è chiaramente bimodale anche in Enanta, oltre al fatto che è ovviamente bimodale anche in Calcium Trinity, quindi in Metallica. La questione fondamentale è che questo chiaramente pone messo in un unico contesto questo tipo di dati confronti, chiaramente mostra che c'è un problema nell'interpretazione, mettiamo così, classica, perché oggetti che sono dichiaratamente bimodali in metallicità dimostrano effettivamente questa coerenza tra le distribuzioni di colore anche quando uno mette, ci mette l'infrarosso, che è quello che ci aspettavamo. Questo però non è vero per questa galassia. E peraltro, per questa stessa galassia, 2115, quello che abbiamo trovato, okay, questo è un altro colore, GMK, ancora una volta il primo dato, GMH, peraltro, previsione appunto già fatta, in realtà non mostra un chiaro, chiari segni di bimodalità per quello che vi dicevo poco fa, cioè che il range dinamico del colore è troppo stretto per poter rivelare effettivamente questo effetto. Questo è appunto la conclusione della luce. 3115, chiaramente un oggetto che è decisamente coerente. Peraltro un'analisi che abbiamo fatto anche sull'ampiezza dei picchi delle due singole distribuzioni, quella beta pure e quella beta dice, fatta con i colori ottici, con i colori ottici e ottico infrarosso, fatta col calcio primo, c'è una coerenza generale, a prescindere dall'indicatore fotometrico spettroscopico che si utilizza, che dice effettivamente che c'è ci sono due popolazioni con una circa il 60% di ammassa e l'altra circa il 40% di ammassa. A 13,99 però no. In questo oggetto non è decisamente, non rientra decisamente in questo scenario così semplice. E la nostra conclusione è che probabilmente invece questo sia un effetto di prevenzione, che il sistema di ammassa popolare in realtà non sia del genere. Un'ultima slide. Poi ci sono molto solo. È questa. Questa è quello che vi ho fatto vedere prima, no? Che c'è questa incoerenza tra la distribuzione di metallicità delle stelle di campo, che ha questa coda verso il metal pure da una power load da questo lato, e questa è quella la distribuzione di metallicità degli ammassi globulari, ottenuta secondo il criterio storico, cioè trasformando colori in metallicità con delle relazioni lineari. E questo è quello che succede quando uno invece anziché trasformare con delle relazioni lineari utilizza delle relazioni non lineari. Questo è lo stesso che vi ho fatto vedere prima, unimodale per il campo, bimodale per gli ammassi globulari. Vedete che si è invece trasformato anche gli ammassi globulari con delle relazioni non lineari. Il mismatch tra queste funzioni di distribuzione di metallicità, che dicevo è irragionevole perché si tratta di due componenti stellari primordiali nell'evoluzione del nostro dell'ambiente, questo mismatch sostanzialmente sparisce. Però questa è una questione un po' da studiare, perché non è conclusione. Vado alle conclusioni. Tutte le galassie hanno un qualche modo di presentare questa peculiarità della funzione di distribuzione di colore, ma ogni galassia rappresenta un caso a sé. Le relazioni di colore metallicità non sono lineari, e questo ci deve far ricordare che il colore non è una metallicità. Se uno vuole trovare reali distribuzioni di metallicità, deve andare a guardare, fare uno studio ampio utilizzando non solo colori ottici, ma un intervallo di utilizzo di onde più ampio possibile. 3115 noi confermiamo essere la prima galassia effettivamente che ha una bimodalità, no? La prima galassia oltre il globo blu che ha una
elevata e costante, e quindi passaggio da uno spazio all'altro, cioè dallo spazio delle pedalicità allo spazio dei colori, sostanzialmente se le relazioni sono lineari, la forma resta preservata. Cioè, trasformi questa in una altra gaussiana, solo che non è più in questo, in queste unità, ma in unità di colore, e su questo intervallo. La questione però qual è? È che per, poiché ci sono queste wiggle in particolare, cioè c'è l'elemento fondamentale è questo, è che vedete a bassa metallicità ci sarà una, questa relazione che fa così, no? Ad alte metallicità invece ci sembra, sembrerebbe esserci questa, questa relazione. E quindi il rapporto alla metallicità intermedia che cosa fa? Causa che questa distribuzione che tu hai qui, in cui tu hai l'intervallo, se la proietti, cioè se trasformi, come ti sta facendo prima, trasformi questa distribuzione di distribuzione in una funzione di distribuzione, non di metallicità, ma in colore, però questo, queste relazioni, quello che succede è che appunto gli intervalli di metallicità che si trovano in questo range, quindi fra circa 22,2 e meno 1,2, vengono trasformati in intervalli di colore più o meno uguali. E lo stesso vale per gli intervalli di metallicità che si trovano in questo range. Anche se fra le due la slope cambia, però in entrambi i casi intervalli di metallicità uguali vengono trasformati in intervalli di colore fra di loro uguali. Anche se appunto rispettivamente alta metallicità e bassa metallicità, perché la slope cambia, cambiano le dimensioni di B. Però quando poi vai a raccordare le due cose, quello che succede è che un po' di ammassi si spostano più verso la destra, più verso la parte della componente, si depaupera quel picco. Per cui quello che succede per effetto di questo depauperamento è che tu osservativamente vedi una distribuzione che è proiettata in una distribuzione bimodale, ma è di input, non è radiale. Quindi la cosa fondamentale di tutto questo, mi sono andato forse un po' troppo veloce, è che chiaramente se questo effetto funziona, questo ci libera da tutti quei problemi che ho detto all'inizio, cioè ci libera da questo. Ci libera da questo, ci libera dagli scenari che devono cercare di spiegare il doppio meccanismo di formazione o le doppie epoche di formazione. Se queste relazioni da sole sono sufficienti per spiegare quello che noi osserviamo, a quel punto, utilizzando le relazioni di Hocker, noi diciamo questa non ci serve più, questa non ci serve più spiegare perché osserviamo due popolazioni, perché non ci sono due popolazioni. Semplicemente. E questo è l'effetto di protezione. No, una cosa che se nel tuo inizio non ho capito, tu hai fatto vedere che la bimodalità è un fenomeno che diciamo molto comune, anzi e così via. Non dipende neanche da, per esempio, dalla posizione del massimo, per esempio la distanza al centro delle galassie, oppure gli spirali. In realtà la proprietà degli ammassi, dipendono dalla posizione nella galassia, perché gli ammassi rossi tendono a vivere nel cuore della galassia e gli ammassi blu tendono a stare nelle regioni esterne. Però questo ha più a che fare, diciamo, con le caratteristiche intrinseche della popolazione di ammassi. Una cosa che non deve passare è che noi non diciamo che non ci sono gli ammassi metal pure, ammassi metal rich. Non stiamo dicendo che la componente blu non sia metal pure e la componente rossa non sia metal rich. Quello che stiamo dicendo è che non esistono due componenti fisicamente distinte dal punto di vista di formazione o di eventi, diciamo, che ne hanno generato la nascita. Per cui in realtà sì, perché c'è un gradiente di metallicità nelle galassie, il massimo si
curiosità, uno dice perché le galassie stelle di Alone presentano questo gradiente, ma sono, hanno una funzione di metallicità di questo tipo, e gli ammassi che presentano lo stesso gradiente di colore, quindi anche loro sono blu all'esterno e rossi all'interno della galassia, ma dovrebbero avere questa funzione di distinzione di metallicità. C'è una questione, e poi soprattutto, diciamo, il problema fondamentale di questa cosa, la curiosità, almeno a me personalmente, anche da vista, diciamo, io mi aspetterei, specialmente nello scenario di formazione delle galassie gerarchico, mi aspetterei che la nebula faccia le gaussiane. Le gaussiane, e noi la chiamiamo una distribuzione normale o naturale, proprio per questo. Mi sarei aspettato che la cosa più normale sia trovare un sistema di ammassi corpulari con una metallicità ampia, come ti pare, o anche una power low, la natura fa anche le power low, però una distribuzione universalmente bimodale in tutti gli ambienti, difficile spiegare, soprattutto perché se una galassia cicciona di quelle grosse come il 87 fa tanto merging, allora dice vabbè, ok, ci sta che gli ammassi suoi sono quelli blu, il merging gli ha portato quelli rossi, o viceversa. Ma una galassia isolata, completamente diversa, perché dovrebbe presentare lo stesso tipo di distribuzione di metallicità? Non c'è nessun motivo di aspettarsi che ci sia un meccanismo unico, universale, che funzioni per tutte le galassie. Questo è sostanzialmente il concetto astrofisico che sta sotto tutto questo lavoro. Non ha ragione di esistere tale meccanismo. Sicuramente ogni galassia è in caso a sé, per cui è ragionevole aspettarci che alcune galassie hanno una distribuzione a massi a due picchi nella giornata, ma questo non deve essere generalizzato. Peraltro la picchi, se fosse osservata da Virgo, la massa della legge non sarebbe così male. Andando contro il passo di Occam, se ci aggiungiamo anche un altro ingrediente tipo l'abbondanza di elio, diversa, quale distribuzione l'abbondanza di elio? Sì, in effetti è stato fatto, sono stati fatti dei test su quanto l'abbondanza di elio ti possa influenzare. In realtà è molto probabile, almeno per i progetti, ma adesso ci vediamo, perché è il gruppo dei coreani che ci sta lavorando. In realtà sono abbastanza preliminari, risultati, ma la questione fondamentale, come dicevo, il soggetto di questo gioco è il band della reazione, no? È quel band in realtà, anche con le relazioni con questa window che sta qui. In realtà quello lo si vede anche, hanno fatto dei test con le relazioni con le metallicità, mettendoci un modello di dipendenza da lei, ma sostanzialmente ci sta ancora. Potremmo fare qualcosa, sicuramente qualcosa di più raffinato si può fare. Però penso che non sia. Siccome non sono familiare con il capito, il problema e tutto quanto, però mi chiedono, siccome appunto non sono familiare con le grandezze, in quanto quei numeri, i processi che ci stanno dietro, no? Intendi prodotti, in rapporti, in block e quant'altro, siano indicativi, vedendo che ci sono variazioni, cioè di punti decimali o di due. La misura decimale, per esempio, la distanza tra questi due picchi, e questo mi sembra molto significativo. Cioè, quei punti che tu dici che non sono lineari, cioè benissimo, anche un picco lineare, considerando che appunto gli slope sono bassissimi, cioè quant'è l'R quadro di quel slope? Se li picchi lineari, allora, faccio vedere una cosa che forse risponde alla. Cioè, se venisse il coreano, secondo me, mi dice che quei prof sono lineari, tutto sommato. No, il coreano dice che sono lui, è stato il primo a dire che non sono lineari, sono gli astronauti. Qui, diciamo che qui è difficile farci passare la relazione lineare, no? È semplicemente più popolare. Per amor di Dio, c'è tutto uno scatto di quelle quattro lì là. Aspetta, quelle quattro però, non le ho commentate, però, tu guarda l'RMS e moltiplica per 100. Questo è, sono figure. Sono test fatti rapidamente perché non è una cosa accurata, ma qui vedi l'RMS nel caso in cui ci faccio passare questo polinomio e l'RMS nel caso in cui ci fa passare.
e ci sta proprio da fare, qui non ci sia, ci sia almeno una broken line. Sì, infatti se io so vedere la broken line. Ma sì, diciamo questo è lo stesso diagramma, un po' ripetuto, qui ci sono gli ammassi globulari della di 42-78, qui non ci vuole nessun test raffinato per capire che non è lineare. Noi preferiamo metterci una broken line, il punto fondamentale però è che anche la broken line, noi continuiamo a metterci un po' in ordine, ma ci può essere anche una broken line, no? Il problema, il punto chiave della broken line è questo, perché tu hai una discontinuità. A parte che in natura è difficile aspettarsi di discontinuità. Allora, se siamo d'accordo che questa non è lineare come relazione, la cosa più ragionevole è aspettarti un po' in ordine, non la broken line. Però anche assumendo una broken line, se tu fai la derivata della prima e della seconda, tu hai che le slope sono ovviamente diverse, e quindi in ogni caso tu hai, se prendi una gaussiana e la trasformi con una broken line, tu hai che gli intervalli da un lato vengono trasformati da una popolazione, vengono popolati da una certa componente di ammassi, e gli intervalli di ogni ammassi che stanno dall'altro lato, poiché la derivata è maggiore o minore, vanno a popolare regioni diverse, insomma, proietti 10 ammassi da un lato, vanno a finire 10 ammassi per bin, dall'altro lato 10 ammassi vanno a finire 3 ammassi per bin, perché cambia la slope, e questo ti genera, ti può generare questo tipo di distribuzione. Se posso, infatti l'utilizzo della polinomiale secondo me è un po' spinto, nel senso che dopo il secondo ordine ci puoi mettere lì. Sì. Quindi, però il concetto fondamentale è che comunque quello non è lineare, poi uno può usare polinomi di secondo. No, è certo. Che possono avere un significato che hanno. Peraltro se questo non è forse l'esempio più significativo, è quell'altro, dove comunque tu c'hai statisticamente un buon sample, questo qua. Ma questo sì, no, in realtà lo stesso sample. Okay. Non si vede bene quasi, però se ne sono andati via i pallocchi rossi che sono i pallocchi bianchi che sono quelli in scarso, mettiamo così. Però in realtà è la stessa, diciamo che forse come d'accordo con cioè, me, il concetto fondamentale è meno statisticamente significativa, perché ci puoi mettere di tutto, però il concetto fondamentale è che quella non è lineare. Togliendoci diciamo dai piedi però l'argomento statistico, pensa all'argomento diciamo fisico, è poco ragionevole aspettarsi delle discontinuità in natura, poco ragionevole in questi casi qui, qua ci sono i rubinetti, no? Su questo io anche questa frase è un po' nel senso che allora in casi come questo, in casi come questi è poco ragionevole aspettarci di delle discontinuità. Di ottenere prima di tutto
dati osservativi ad alta risoluzione per farci un'unità digitale integrata. Per ora non mi sa che è avuto successo solo per alcuni ammassi in metro autonomo. Il problema è che ovviamente l'alta risoluzione telescopica non è più importante. Cioè, strumenti come gli strumenti DLT, in realtà non è DLT al top, perché si diminuisce, ci vuole più che il DLT fare l'alta risoluzione di Gamma Correggio, se non è una cosa troppo esagerata, il DLT al massimo arriva a fare la 18esima, la 20esima ad alta risoluzione. In realtà lo fa da 16. Per cui questi sono oggetti che hanno magnitudine meno 7 in media, sono molto luminosi. Però se tu li metti alla distanza di Virgo, che è a circa 31, hanno 24esima. Per cui anche i più brillanti, che possono essere di 21esima, che fotometricamente una 21esima, una figura di grasso del cuore, e le incertezze peraltro su queste cose che vengono, le incertezze sono estremamente piccole, le incertezze sono dell'ordine del centesimo di magnitudo, no, ci sono lì degli scatti che sono intrinseci, però le incertezze sono comunque piccole. Il fatto è che fotometricamente riusciamo ad andare distanze enormi, ma con la spettroscopia non si riesce ad andare oltre, bisogna aspettare lì. In realtà la nostra proposta è quella di utilizzare i telescopi di futura generazione, no, i telescopi di presente generazione, per fare delle survey complete dal punto di vista fotometrico, cioè partendo da lui e finendo con tappa. E il punto che vi dicevo, un punto fondamentale, è che se c'è una vera bimodalità, tu la osservi in un NR, in D, in Z, in GM, in K, la dovresti in K, devi osservare tutti i colori e coerentemente, cioè piccolo rosso deve stare, deve avere questa percentuale di ammassi e piccolo blu deve avere quest'altra percentuale di ammassi. Se questo non si verifica, fosse anche con un solo colore significativo, chiaramente sta evidenziando qualche effetto di linearità. C'è un motivo per cui non si deve aspettare che queste relazioni siano lineari? La mia risposta è che non c'è nessun motivo per aspettarci di delle relazioni. Però, messa diversamente, questo è quello che dicevi tu. Cioè, la risposta alla tua domanda è questa. Forse. Ecco qua. E quello che succede è che in pratica, quando ci troviamo a metallicità intermedie, il comportamento del ramo orizzontale, la morfologia del ramo orizzontale in questi colori cambia, quindi un ramo orizzontale passa dall'estero, un ramo orizzontale di questo tipo a questa metallicità, a un red clump sostanzialmente a questa metallicità. Adesso diversi modelli prevedono che questa transizione avvenga a valori di metallicità leggermente diversi, non so se modello nostro mi sembra che più o meno sia quello che la componente molto metallo blu, quindi ci sono, però a questi livelli di metallicità già la vedi anche qui, secondo anche questo. Quindi il concetto è questo, che dettagli dipendono dai modelli, ma la spiegazione, diciamo, con buona approssimazione, è legato al fatto che la morfologia del ramo orizzontale, che ha un impatto sul G in particolare, cambia decisamente in questo intervallo di metallicità, e quindi cambiando ha questo effetto di far cambiare la slope della relazione. Però questo ha un effetto che riguarda il G in Z. Poi però, se perde gli altri colori, ci sono altre componenti, perché per esempio il G in Z è sensibile alla rama orizzontale, perché G è sensibile, è un blu sostanzialmente, un B. Però quando va nell'infrarosso poi cominciano ad essere importanti, per esempio la componente di popolazione di diagramma delle giganti, che a sua volta influisce con altri livelli non lineari. Allora, pensi che poteva essere interessante collegare questo comportamento con la evoluzione stellare, con la perdita?
guarda, sono è la convoluzione di tutti questi parametri che genera queste non linearità. Il fatto che questi eventi sono eventi proprio non lineari, per natura sono fenomeni non lineari, e questo è il motivo per cui non mi aspetto che queste relazioni siano lineari. Poi in media uno può dire anche sì, in media, dato lo scatter che uno ha delle proprie relazioni, posso anche dire che questa relazione qui in effetti è una relazione di un'ottima approssimazione, una relazione lineare. Però questo è convoluto da tutta la fisica che c'è dietro. Originariamente erano fatti per fare i diagrammi con le magnitudini, non per la luce integrata. E quindi dai modelli viene fuori questa non linearità. E la non linearità è figlia della fisica che c'è nei modelli. E la fisica dei modelli è le tracce, la IMF, i modelli di atmosfera stellare. Possono essere tutti incerti, tutti quanti soffrono di qualche incertezza. Però, diciamo, ci aiuta il fatto che modelli diversi, completamente diversi, con fisica completamente diversa, sostanzialmente sono in qualcosa di integrati. E questa è la risposta puramente teorica. Adesso potrebbe dire anche la settimana scorsa qualcuno a Germania diceva ma io voglio fare l'empirico, non me ne frega di quello che ci sta sotto, voglio parlare di quello che vedo. E quello che vedo è che c'è una relazione non binaria. E quindi, poiché questo è un effetto che può ogni volta che c'è una non linearità, se tu trasformi una funzione che non ha utilizzato una relazione non lineare, non è detto che la forma della funzione ti sia salvata. Questo è il sunto del discorso. Quindi dal punto di vista puramente empirico, che ovviamente è figlio della fisica, io dico la relazione non è lineare, non mi puoi dire che un colore è equivale a un colore d'occhio equivale a una linearità d'occhio, se assume una relazione non lineare. Quando uno fa la polinomiale la fa sui dati osservabili e cerca di cliccare un andamento su dati osservabili, quindi su misure, e poi metterci la polinomiale, la lineare, la spezzata, tutto questo. Il modello teorico è fatto poi delle assunzioni delle condizioni, cioè certe di tracce, certi parametri per costruire il modello sintetico e certe atmosfere per fare le atmosfere. Per rispondere ad Adrian, allora questi modelli sono fatti con delle assunzioni, chiamiamole standard, cioè il colore integrato che vedi nei grafici come R verso metà principale canto sinistra sono derivati da diagrammi di colore magnitudine sintetici che fittano gli ammassi della galassia, okay? Quindi da quello ti ricavi il colore integrato e da quello ricavi quegli andamenti non lineari, quindi non è post, cioè non è che quell'andamento è ricavato per fittare i dati osservativi degli ammassi di colore. Hai fittato prima l'ammasso globulare nel CMD, ti sei ricavato da quello il colore integrato, mettendolo in quel grafico ottieni quel punto. Cioè, capito? Non è un post, ma è un pre. Quindi, per rispondere ad Adrian, dentro c'è la perdita di massa per fare l'HB, la perdita di massa degli AGB, il numero di stelle in AGB, è tutto dentro, perché questo è un modello sintetico, cioè è fatto di tutti questi parametri che ci devi mettere dentro. Poi puoi dire da teorico cosa cambia se ci metto quest'altra perdita di massa, però devi sempre confrontarti per esempio con il diagramma colore magnitudine sintetico e vedere se per gli oggetti che conosci bene riesci a riprodurre quel diagramma. Poi è chiaro, quando vai a galassie distanti di cui per esempio non hai il diagramma colore magnitudine di quegli ammassi 3115 per esempio, quello non ce l'hai e quindi devi ricavare e
linearità, metallicità e gli andamenti dai colori integrati. Non puoi più fare dal CFD al colore integrato, ma devi fare